è una decisione politica che può essere morale, moralmente accettata, se si fa con le condizioni di moralità. Sono tante, poi possiamo parlare, ma può essere immorale se si fa con l'intenzione di provocare più guerra o di vendere le armi o scartare quelle armi che a me non servono più. La motivazione è quella che in gran parte qualifica la moralità di quest'atto, no? E difendersi è non solo lecito, anche un'espressione di amore alla patria, no? Chi non si difende, chi non difende qualcosa non la ama, invece chi difende ama. E lì ci vuole anche cadere in un'altra cosa che io ho detto in uno dei miei discorsi, che si dovrebbe riflettere più ancora sul concetto di guerra giusta. Non escludo il dialogo con qualsiasi potenza che sia in guerra, anche sia l'aggressore. Dalle volte il dialogo si deve fare così, ma si deve fare, no? Puzza, ma si deve fare. Sempre un passo avanti, eh? La mano tesa, sempre. Perché dal contrario chiudiamo l'unica porta ragionevole per la pace.